ultime lezioni abbiamo introdotto prima il concetto di limite. Per comodità, i limiti si fanno i punti di accumulazione di un insieme, quindi si dovrebbe dare in generale, però noi per comodità abbiamo preso una funzione definita su un aperto. Se adesso prendo x con 0 appartenente ad A, tutti i punti sono interni, tutti i punti sono di accumulazione, essendo A aperto. Allora avevamo detto che il limite per x che tendeva x con 0 di f di x era uguale a L. Vabbè, bastava, diciamo, particolarizzare la definizione che è stata data in analisi 1 per gli spazi metrici, cioè per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0, tale che se la distanza, che nel nostro caso è la norma euclidea, o 0 o lo mettiamo sempre in alto o lo mettiamo sempre in basso, se questa è minore di delta, allora f di x meno f deve essere minore di epsilon. Potete prendere anche x con il limite, lo potete fare anche sui punti della chiusura di A, sono automaticamente tutti di accumulazione, non ci sono punti isolati proprio perché A è una. Ok, invece abbiamo poi introdotto il concetto di derivata direzionale in un punto di A stavolta, non della chiusura di A. Abbiamo ni, è una direzione, che significa che è un vettore di Rn in modo unitario. Abbiamo introdotto il concetto di derivata di f rispetto a ni calcolato in x con 0 come il limite del t che tende a 0 della funzione del rapporto f di x con 0 più t volte ni meno f di x con 0. Questo, se preferite, è g' di 0, dove g di t è stata posta come f di x con 0 più t. Allora questo, se ci fate caso, è g di t meno g di 0 fratto t. Si fa in linea per t che tende a 0, cosa avviene? La derivata di g. Quindi semplicemente la derivata direzionale non è altro che la derivata in zero di questa funzione qui. Praticamente questa funzione qui è la funzione f ristretta alla retta x con 0 più tn e riletta, parametrizzandola opportunamente, come funzione di una variabile. Ok? Quindi questo mi dice che oltretutto, chiaramente, se questo limite deve esistere, deve essere un numero reale per parlare di derivata. Se il limite non esiste oppure fa più o meno infinito, non si parla di, la funzione non si dice derivabile direzionalmente e non si parla di derivata. Non solo, poi c'erano le derivate parziali, che erano le derivate rispetto alla la derivata parziale di S, e la derivata rispetto all'esimo vettore della base canonica, che è una direzione. E abbiamo anche scritto esplicitamente come veniva fatto quel limite. Notate che se questa funzione
è derivabile in 0, la stessa funzione g è anche continua in 0. Quindi se una funzione è derivabile direzionalmente rispetto alla direzione, la funzione g definita in quel modo, che vado a scrivere come funzione di una variabile, essendo derivabile in 0, è anche continua in 0. Questo mi suggerisce che f possa essere continua x con 0. Ovviamente, se esiste un limite di f di x per x che tende a x con 0, questo deve fare f di x con 0 in questo caso. Perché siccome questo limite fa 0, se esiste il limite lungo la retta, deve fare f di x con 0. Anzi, il limite lungo la retta esiste e fa f di x con 0. In questo caso, perché basta scrivere diciamo il fatto che g è continua in 0, ed è la stessa cosa. Il problema è che questo non basta per dire che f sia continua nel punto x con 0. Allora, per capire questo fatto, questo fenomeno, andiamo, è un fatto importante, perché poi dopo da questo diciamo deriva il fatto che dobbiamo riflettere un po' di più e trovare un concetto più profondo che implichi la continuità di una funzione di un punto. In una variabile, se la funzione è derivabile, è anche continua. Viceversa non è vero, sapete, la funzione di valore assoluto in 0 è continua, ma non è derivabile. In più variabili, se una funzione è derivabile direzionalmente, non necessariamente la funzione è continua. Allora, facciamo, prendiamoci quella funzione di prima, che c'è di prima, della volta scorsa, f di x con 1, x con 2, uguale, per adesso prendiamola così com'era, poi vedremo, dovremo mettere un quadrato. Alla qua, ok? Abbiamo questa funzione qua. In realtà abbiamo questa funzione qua e diciamo questo, se x con 1, x con 2 è diverso da 0, 0 e 0 se x con 1, x con 2 è uguale a 0, 0. Cioè, fuori dell'origine, questo non è un meno, è un segno di... Fatemi scalare un attimo la funzione qua, così si capisce meglio. Vale 0 qua e vale questo valore nei punti che non sono l'origine. Prima abbiamo visto, l'altra volta abbiamo visto che questa funzione non è continua in origine, non ha limite, non avendo limite non può essere continua. Vabbè. Allora andiamo a farne le derivate, prima a fare le derivate direzionali. Allora, io prendo una direzione ni, ni è ni 1, ni 2, poi so che ni 1 quadro più ni 2 quadro fa 1. Allora, andiamo a vedere se esiste questa derivata direzionale rispetto a ni nell'origine. Dice, ma come, se non è continua esiste la derivata direzionale? E mo vediamo. Cosa devo fare? Devo fare il limite per t che tende a 0 di che cosa? Allora, qua ci devo mettere f di
origine più t ni meno f dell'origine fratto t. Quindi io farei il limite per t che tende a 0 di. Allora, sotto c'è una t. F nell'origine vale 0, quindi questo non lo scrivo. F di tni chi è? Tni 1, tni 2. Quindi devo semplicemente sostituire tni 2 al posto di scon 2 e tni 1 al posto di scon 1. Quindi mi viene a tni 2, poi viene t quadro, che insieme a t fa ni cubo di 1 quadro, fratto, il denominatore lo metto a fianco alla t, qua c'è t quadro ni 2 quadro più t alla quarta ni 1 alla quarta. Allora, quanto fa questa quantità? Allora, come vedete, io innanzitutto al denominatore posso portare in evidenza un t quadro. Quindi questo diventa t cubo e questo scende a t quadro. Allora, t cubo e t cubo si semplifica. Allora, due sono i casi. Se n2 è diverso da 0, scusate, se entrambi sono diversi da 0, qui mi viene n1 quadro sopra fratto n2 sotto. Questo se n1 per n2 è diverso da 0, questo caso qua. Se sono entrambi diversi da 0, vuol dire che il loro prodotto è diverso da 0. Se invece n2 per n1 fa 0, sopra abbiamo 0, ma sotto no, mai, perché t tende a 0, ma non vale 0. N2 e n1 non valgono entrambi 0, perché la somma dei colori quadrati fa 1, quindi sopra abbiamo 0 e sotto no, quindi il limite di 0, la divisione si può fare, fa 0, quindi il limite di 0 fa 0. Quindi abbiamo 0 se n1 e n2 uguale a 0. Scusate se i casi non ce l'ho messi a fianco, l'ho messi sopra e sotto, ma le condizioni dei casi, ma alla fine dello spazio. Quindi già la cosa dà fastidio, perché noi sappiamo che quella funzione nell'origine non ha manco il limite. Abbiamo visto, se ci avviciniamo lungo le rette il limite fa 0, ma se ci avviciniamo lungo le parabole il limite che hanno vertice nell'origine, il limite non viene 0. E adesso, anzi, le parabole con asse verticale che passano per l'origine del limite non viene 0. E stavolta vediamo che le derivate invece ci stanno, le derivate parziali, le derivate direzionali. In particolare ci sono anche le derivate parziali. Andiamo a modificare un attimo questa, quindi già da fastidio. Però uno potrebbe dire, sì, però vedi che le derivate parziali, le derivate direzionali, scusate, non sono sempre uguali. Non sono sempre uguali, quindi una volta fa una cosa, una volta fa un'altra cosa. Quindi, come dire, è normale che insomma sta. Queste pendenze variano, no? Derivata direzionale, derivata una funzione di una variabile. Derivata una funzione di una variabile indica il coefficiente angolare di una retta. Queste pendenze varie dovrebbe essere la retta tangente a quel grafico della g di t in 0. Che poi però, quando cambia n, cambia la g, e quindi. Quindi è chiaro che ci possono essere dei problemi. Beh, tanto chiaro non è, perché adesso proviamo a fare questa semplice operazione. Qui ci mettiamo un quadrato. Allora, se ci metto un quadrato,
qui cosa mi viene? Qui mi viene semplicemente il quadrato, mentre sotto viene t quadro anni 2 alla quarta più t alla quadra sotto era x2 al quadrato, poi ancora al quadrato, quindi è t alla quarta, di 2 alla quarta più t alla ottava, di 1 alla ottava, no scusate, t alla quarta, t quadro di 2 quarta più t alla quarta, di 1 alla quarta, tutto al quadrato. Il quadrato lo devo fare dopo, sennò ci devo mettere anche il doppio prodotto se vado avanti. Vedete, questa era f di 0 fa sempre 0 perché il quadrato di 0 fa 0. Qui c'è la stessa cosa che c'era scritta prima, soltanto al quadrato, e poi c'è sempre la t al denominatore. Ora io dico che questo video viene molto più semplice di prima. Perché? Perché fa sempre 0. Perché va sempre 0? Vediamo un po' chi è che me lo so spiegare. Allora, se ogni 1 per ogni 2 fa 0, va lo stesso discorso di prima. Questo è 0, questo no, il limite fa 0. Se invece ogni 1 per ogni 2 è diverso da 0, dipende da t, no? Allora, sopra ci avete t alla sesta. Sotto? Quinta. Allora, quando andate a sviluppare questo quadrato, c'è un t alla quarta, che è quello di ordine più basso, moltiplicato per t fuori fa t alla quinta. Gli altri si trascurano. Quindi t alla sesta fratto t alla quinta fa t, per t che tende a 0 fa 0. Ma questa funzione, vabbè, allora questa funzione sarà continua nell'origine. No. Se io faccio il limite, diciamo, prendiamo x con 2 uguale x1 quadro, e supponiamo che non stiamo nell'origine, cioè che x1 sia diverso da 0, andiamo a fare f di x1 x2, cioè sempre la solita parabola, la parabola canonica, no? Insomma, quella y uguale x quadro, andiamo a sostituire, quanto viene? Ovviamente viene sopra x1 alla quarta, sotto viene x1 alla quarta più x1 alla quarta, poi però c'è il quadrato. Semplicemente sostituito x con 2 uguale x1 uguale qua sotto. E quell'x1 alla quarta fratto 2x1 alla quarta faceva un mezzo. E col quadrato farà un quarto. Quindi la mia funzione nel dominio, quando mi avvicino, faccio un piccolo disegnino qua, quando mi avvicino all'origine, qui su questa parabola la f vale un quarto, tranne che nell'origine dove vale 0. Lo vedete che non è continua, io mi avvicino all'origine, in ogni cerchietto contenente l'origine ci sono sia punti dove la funzione vale un quarto, sia punti dove la funzione vale 0. Questo contraddice questa definizione, cioè non può essere che ci sia un limite nell'origine. Se ci fosse un limite, tutti i valori della funzione in un opportuno cerchietto vicino all'origine dovrebbero essere uguali, vicini al limite. Siccome un mezzo non è vicino a zero, il limite non può esistere. Il limite non può esistere, non può fare zero. Se fa zero, basta che scegli epsilon meno di un mezzo, trovi il cerchietto e ti trovi nei quadri. Se ci metti un mezzo la stessa cosa, se ci metti un quarto la stessa cosa, prendi x uguale un quarto e ti trovi nei quadri sia per 0 che per un mezzo, e così via. È chiaro? Quindi questa funzione ci costringe a rivedere un attimo il discorso, nel senso, in che senso? Non basta la continuità sulle rette per dire che la funzione è continua nel punto.
Non basta la derivabilità su ogni retta, cioè la derivabilità direzionale, per dire che la funzione è continua nel punto. Cioè, magari la continuità non bastava, però aumentando, perché derivabilità è meglio di continuità, no? La derivabilità direzionale mi dice che la mia funzione letta su ogni retta, g di t uguale f di x con 0 più tn, è derivabile, che è meglio che continua. Allora, se magari con la derivabilità direzionale io riuscivo a ottenere la continuità, la derivabilità, vabbè, la derivabilità direzionale già l'ho presa per ipotesi, magari riuscivo a ottenere la continuità, ma così non è. È chiaro? Allora, come si deve fare? Andiamo a riprendere analisi 1 e andiamo a rileggere la nostra definizione di derivabilità in un punto. Allora, prendo stavolta f definita su un intervallo a b a valori in r e prendo x con 0 un punto di a b. No, tanto aperto, qua prendo l'intervallo aperto e poi qua lo 0 lo metto in basso perché stiamo parlando di analisi. Allora, chi era la derivata? Supponiamo che la funzione sia derivabile e scriviamo chi era la derivata. La derivata che deve esistere reale, se supponiamo la funzione sia derivabile, questo limite deve esistere reale, era il limite per t che tendeva a 0 di oppure per x che tendeva a x con 0, stavolta preferisco scrivere l'altro modo, di f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. La posso anche scrivere limite per t che tende a 0 di f di x con 0 più t meno f di x con 0 fratto t, eh? Cioè, è chiaro che queste due scritture sono perfettamente equivalenti. Semplicemente qua abbiamo costruito, da qua a là abbiamo scritto che x è uguale a x con 0 più t. Allora, sopra viene x con 0 più t, sotto viene x con 0 più t meno x con 0 viene t. Ok, adesso questo lo ricancello. Voi non lo cancellate perché io ricancello solo per ottenere spazio. Ce l'avete sul quaderno. Ora, quando è che questo limite esiste? Questo limite esiste se e solo se il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f x con 0 fratto x meno x con 0, lo 0 va sempre dall'alto in basso e dal basso in alto, meno f meno x con 0 uguale a 0. Se volete ci mettete una parentesi. Cioè, semplicemente ho portato tutto a primo metro. Questa costante l'ho portata all'altra parte e l'ho messa sotto il limite, dando il limite della differenza e la differenza di limite. Ok, se e solo se il limite per x che tende a x con 0 di, adesso qua dentro faccio un unico denominatore, f di x meno f di x con 0 meno f' x con 0 per x meno x con 0 fratto x meno x con 0 uguale a 0. Oh, questa che cos'è? Chiamiamola R di X.
Che cos'è? Questa funzione per grafico cos'ha? È una? Allora c'è scritto che il valore della funzione meno il valore di quest'altra funzione che ha per grafico una retta è di ordine superiore a x meno x con 0, cioè fratto x meno x con 0 tende a 0. È chiaro questo? Ora, quindi, se e solo se il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno r di x fratto x meno x con 0, una retta che abbia che goda di questa proprietà, cioè la, tale che la funzione che ne esprime il grafico gode di quella proprietà, si chiama retta tangente. Ed è unica, cioè nel senso che se voi, allora, se voi cambiate questo coefficiente qua, adesso prendete una retta, è chiaro che la retta la posso scrivere come mx più n, però per comodità la voglio che in x con 0 faccia questo valore qua. Quindi qua ci metto m, un coefficiente m per x meno x con 0 più q. Adesso, se qua m lo... Se q non è f di x con 0, quando x tende a x con 0 questo limite non tende a 0, sotto tende a 0 e quindi questo se ne va a più o meno infinito. Questo invece tende sempre a 0 quando x tende a x con 0 perché è moltiplicato x meno x con 0. Chiaro? Più o meno infinito a seconda se è da destra o da sinistra. Quindi, affinché questo limite possa fare 0, questo numero deve essere f di x con 0, sicuro. Ma anche quest'altro numero deve essere f' di x con 0, perché se qua invece di f' di x con 0 ci metto m, il limite non mi farà 0, ma mi farà f' di x con 0 meno m. Chiaro? Quindi, quando sono arrivato a esprimere questa condizione, io ho ritrovato semplicemente una cosa che avete sicuramente visto in analisi 1, cioè che la funzione è derivabile in x con 0 se e solo se, se e solo se il grafico della funzione nel punto x con 0 f di x con 0 possiede quella che si chiama la retta tangente, cioè la retta di equazione f di x con 0 più f' x con 0 x meno x con 0. Ma la retta tangente non è che è definita così, perché sennò è una tautologia dire che la retta tangente esiste se solo se esiste la derivata. Grazie, ci devo mettere la derivata qua. La retta tangente è definita come una retta tale che posta r di x la funzione che ne esprime il grafico, f di x meno r di x fratto x meno x con 0, quando faccio x che tende a x con 0 deve tendere a 0. E abbiamo visto che questo esiste, la retta tangente esiste se solo se, se solo se la funzione è derivabile. Allora, è proprio questo il punto. Cosa, come si deve modificare questo concetto? Come si deve adeguare a funzioni di due variabili? Cominciamo con le funzioni di due variabili, perché là abbiamo trovato il controesempio. Allora, cancelliamo e cerchiamo di capire come funziona per funzioni di più variabili. Allora, prendiamo per esempio una funzione di due variabili che sia per esempio x con 3 uguale x con 1 quadro più x con 2 quadro. Una funzione di due variabili ha un grafico.
questa è f x con 1, x con 2, allora io che cosa faccio? Disegno tre assi coordinati ortogonali, ovviamente questo grafico così come per una funzione di una variabile, se era così nel piano x con 1 x con 3, questa era una passante veloce, e se era così era una parabola passante veloce però nel piano x2 x3, in realtà questo qua è un paraboloide. Vedremo poi che ogni volta che una funzione è funzione di x con, diciamo di x con 1 quadro più x con 2 quadro, in realtà il suo grafico è un grafico di rotazione. Comunque, chi è il grafico della funzione? Il grafico di f è l'insieme delle x con 1, x con 2, f di x con 1, x con 2, tale che x con 1, x con 2 appartiene al dominio della funzione. In questo caso la funzione è definita su tutto R2. Comunque, potete facilmente intuire che il grafico di questa funzione è un paraboloide. Ovviamente io non posso disegnare tutti i paraboloidi, ne posso disegnare solo un pezzo. D'altro canto, anche quando prendevo la parabola nel piano, non la disegnavo tutta, la disegnavo solo un pezzo. Ora, noi le superfici le faremo in analisi 3, però questo paraboloide è una superficie. È una superficie di rotazione. Prendete la parabola x con 3 uguale x con 1 4 e la fate ruotare attorno all'asse x con 3. Questo è il grafico di questa funzione. Ma più che questo, a noi interessa cosa? Che pensate alla superficie terrestre, quindi prendiamo come concetto abbastanza, prendiamolo intuitivamente il concetto di superficie. Però sempre altrettanto intuitivamente, anche se adesso lo andremo a definire, altrettanto intuitivamente, cosa noi ce ne accorgiamo di stare su una superficie sferica quando navighiamo per il mare? No, pensiamo di stare su un piano. Questo che vuol dire? Vuol dire che in un punto della superficie c'è un piano, vabbè io qua disegno un rettangolino, non è che posso far più di tanto, c'è un piano che meglio degli altri si avvicina alla superficie, così come qui, quando avevo il grafico della funzione della variabile, c'era una retta che meglio delle altre si avvicinava al grafico vicino a un certo punto, è chiaro che se io cambio punto cambia retta, e anche qua se cambio punto cambia piano, chiaro? Che significa si avvicina meglio delle altre? Significa che innanzitutto qua la retta passava per questo punto e poi doveva avere una certa direzione, perché se prendo questa retta, vedete, e quando qua mi sposto, qui mi allontano dal grafico, mentre qua appunto la differenza, quando si andava a scrivere, era un infinitesimo, diciamo di ordine superiore al primo, cioè fratto x meno x con 0 tendeva a 0. E beh, la stessa cosa deve capitare qua. Ma un piano come si scrive? Si scriverà x con 3, vabbè, non è l'equazione generica del piano, però si scriverà a x1 meno x1 0 più b x2 meno x2 0. Un piano, questo piano, scusate, x3 meno x3 meno f di x1 0, x2 0. Questo è il piano generico
che passa passante per x1 0 x2 0 f di x1 0 x2 0. Ah, vedete, toglieteci tutti questo pezzo, insomma tutte i pezzi costanti. Allora vedete, x3 è uguale a x1 più bx2, è chiaro che è un piano. È un piano passante per l'origine. Il piano generico passante per l'origine sarebbe ax1 più bx2 più cx3 uguale a 0. Stiamo semplicemente supponendo che c sia diverso da 0. Poi, quindi è esattamente la stessa cosa come per le rette tangenti a grafici in una dimensione, perché le rette tangenti a grafici in una dimensione non erano mai verticali. Perché non erano mai verticali? Perché la derivata non... più infinita non si prende come derivata, cioè si prende sempre finita. Poi le costanti a cosa servono? Servono semplicemente a far passare il piano. Allora diciamo che questo punto è x1 0 x2 0 e poi il valore, questo valore f, chiaramente vorrei fare così, ok, questo valore f è f di x1 0 x2 0. Ok, quindi bisogna far passare il piano per quel punto. Allora vedete che se io al posto di x1 metto x1 0 qua viene 0, al posto di x2 metto x2 0 qua viene 0, e al posto di x3 ci devo mettere f di x1 0 f di x2 0, e se al posto di x3 metto f di x1 0 x2 0, anche questo qui viene 0 e quindi passa effettivamente per quel punto. Quindi è semplicemente l'equazione generica di un piano, e sono tutti i piani non diciamo con coefficiente di x3 diverso da 0 passanti per questo punto. Ora però, come per le rette, vedete, di tutte queste rette ce n'è solo una che è tangente al grafico. Cosa, qual è questa, quella retta? Quella che è diviso x meno x, diciamo quando andiamo a fare la funzione facciamo f di x meno di x, diviso x meno x con 0 deve tendere a 0. Allora, cosa ci viene da scrivere qua? Qua ci viene da scrivere, ce la dovrei fare, faccio entrare qua dentro, il limite per x1, x2 che tende a x1, 0, x2, 0 di f di x1, qua fatemelo cancellare questo perché così non lo scrivo un po' più grande e anche da un punto di vista visivo non interferisce più di tanto. Allora sopra cosa ci dobbiamo mettere? F di x1 x2 meno f di x1 0 x2 0 meno che cosa? A x1 meno x1 0 meno b x1 meno x2 meno x2 0 fratto, e adesso dobbiamo fratto cosa, ce lo voglio ancora non lo voglio ancora scrivere, lo scrivo tra un po', e poi dovremo scrivere questo limite fa. Allora, cominciamo a esaminare il numeratore. Perché ci ho messo questo? Beh, se io porto f dall'altra parte, questo non è altro che una funzione. Se io qua ci metto x con 3, questa qui è una funzione di x1 e x2 che mi dà il valore x3 della coordinata del punto che sta sul piano. Chiaro? Ed è l'analogo di r di x in una variabile. Quindi io cosa facevo? In una variabile facevo f di x meno r di x.
e qua devo fare f di x, ma x è x1, x2, meno questa roba qui, quindi meno la costante, meno a questo, meno di questo. È la, esattamente l'analogo. Ecco, il punto è adesso che qua cosa si metteva sotto? Si metteva x meno x con 0, cioè lo sposta, e lo spostamento adesso, quando io mi metto in un altro punto qua, lo spostamento che cos'è? La di quando mi sono spostato? Della distanza. E la distanza come si fa? Si fa radice quadrata di x1 meno x1 0 al quadrato più y1, scusate, x2 meno x2 0 al quadrato. Allora, in una variabile come funziona questo? Se ci devo togliere, diciamo, se avevo solo x meno x con 0, questo pezzo non c'era, facevo il quadrato, la radice quadrata veniva col valore assoluto. Era un problema? Vabbè, io l'ho cancellato, però in una variabile, io sapevo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 meno f' x meno x con 0 fratto x meno x con 0, questo limite fa 0. Se ci metto il valore assoluto, quanto fa? Sempre 0, perché il valore assoluto cambia un segno, no? Più 0 e meno 0, sempre 0 fa. Quindi, per meglio dire, dire che c'era una costante qui, scusate, f' di x con 0 per x meno 0, mi sono dimenticato di scrivere. Dire che c'era una costante qui, cioè la derivata, che mandava questo limite a 0. Questa costante qui era il valore della funzione per far passare la retta per il punto. Invece questa costante qui, che era la derivata, ci si doveva mettere, perché sennò questo limite non faceva 0. Allora, il valore della funzione ce l'abbiamo messo per far passare il piano per il punto, il piano per il punto opportuno del grafo. Queste costanti qui, se si possono aggiustare, devono rendono il piano quello che si chiamerà piano tangente. Ok? Cioè, se io posso aggiustare queste costanti in maniera tale che questo limite faccia 0, il piano si chiamerà piano tangente al grafico di F nel punto di coordinate x1,0, x2,0, f di x1,0, x2,0. È chiaro? È chiaro che non è proprio, però diciamo è un po' lunga la, però meglio essere precisi, perché diciamo i cortocircuiti poi dopo danno problemi. Allora, vediamo come deve essere fatto questo piano, almeno in questo caso. Ok? Allora, proprio per questa funzione qua, io le funzioni chiamo sempre f, però stiamo parlando di questa funzione qua dell'esempio, cioè la funzione x1 quadro più x2 quadro. Allora, cancelliamo qua, liberiamo una lavagna e facciamo questo, dopo di questo poi facciamo qua. Allora, io vi ricordo che appunto f di x1 x2 era uguale a x1 quadro più x2 quadro. Allora, andiamo a fare f di x1 x2
meno x1 0 meno b x2 meno x1 0. Andiamola a fare, sviluppiamo. Allora qua mi viene x1 quadro meno x1 0 al quadrato, poi più x2 quadro meno x2 0 al quadrato. Ho scritto direttamente i due pezzi di questo meno questo. Poi c'è meno a che moltiplica x1 meno x1 0 meno x2 meno x2 0. Uguale. Uguale. Allora, qua ci scriviamo x1 meno x1 0 per x1 più x1 0. Il primo pezzo, la differenza di quadrati. Secondo pezzo, più x2 meno x2 0 per x2 più x2 0. Poi c'è sempre meno a x1 meno x1 0 meno b x2 meno x1 0. Qua in verità vorrei scrivere questo pezzo qui e analogamente quest'altro qui, lo scrivo di nuovo x1 meno x1 0 più 2 x1 0. Poi si capirà, tra poco si capirà perché. Allora, se faccio questo, cosa mi rimane? Qua mi rimane x1 meno x1 0, il quadrato adesso sta fuori. Poi sto moltiplicando solo questo pezzo per questo. Analogamente qui avrò x2 meno x2 0, sempre al quadrato. Poi mi rimangono questo per questo meno questo per questo, quindi poi scrivo qua 2x1 0 meno a che moltiplica x1 meno x1 0 più 2x1 x2 0 meno b che moltiplica x2 meno x2. Allora, senza, non la voglio fare troppo lunga, però tutta questa quantità io la voglio dividere per quella radice e voglio che il limite, quando faccio il limite, va là, perché questo sta al quadrato? Perché qua c'è x2 meno x2 è 0 per x2 meno x2 è 0, quindi c'è un quadrato. Questo è x2 meno x2 0 più 2 x2 è 0. Allora questo per questo fa il quadrato, questo per questo lo metto insieme a questo per questo e mi fa questo. È algebra, cioè non è che è complicato. Sì, però non c'è però, è chiaro? Allora lo ripeto, devo sviluppare questo. Questo per questo fa x1 meno x1 0 al quadrato. Questo per questo fa 2x1 0 per x1 meno x1 0. Questo per questo fa meno a per x1 meno x1 0. Allora questi ultimi due pezzi li metto insieme e li metto qua. E il primo pezzo era questo qua. Stessa cosa faccio con gli altri pezzi. Chiaro? Ora, guardate che se prendete le, diciamo, gli spostamenti separatamente, quelli lungo la x1 e lungo la x2, questo pezzo qui, qua c'è una costante,
E qua c'è lo spostamento. Quindi questo pezzo qui è lineare in questo spostamento, nella prima variabile. Questo pezzo qui è lineare nello spostamento nella seconda variabile. Questi pezzi qui invece sono quadratici nello spostamento. Allora, senza farla troppo lunga, senza spiegarvi nei dettagli, perché poi uno se vuole se lo va ad approfondire, quello che io vorrei è che questa costante faccia 0. E quello che io vorrei è che questa costante faccia 0. Perché? Se io impongo che queste costanti facciano 0, e solo per quel valore di quelle costanti, allora cosa mi verrà? Adesso mi verrà il limite per x1, x2 che tende a x1, 0, x2, 0, di che cosa? Sopra mi rimane solo x1 meno x1, 0 al quadrato più x2 meno x2, 0 al quadrato, e sotto mi viene la radice della stessa cosa. E questa che cos'è? Questo numero diviso la sua radice è la radice stessa, no? E questo qui, questa radice cosa mi rappresenta? Mi rappresenta nel dominio, qua c'è il punto x0, qua c'ho il punto x, mi rappresenta la distanza. E il limite della distanza quando x tende a x con 0 è 0. È proprio la definizione di limite. Se io prendo un cerchietto abbastanza piccolo, fisso a epsilon, se prendo il cerchietto di raggio delta uguale a epsilon o minore di epsilon, la distanza sarà minore di epsilon. Quindi questo limite vale 0. Allora, io vi dico moralmente qual è il senso di tutto questo calcolo apparentemente complicato, ma in realtà molto semplice. Il senso è che qua si possono aggiustare queste costanti. Che bisogna metterci? Quando faremo il conto vedremo che bisogna metterci proprio le derivate parziali della funzione nel punto. Cioè, vi ricordate che io avevo le derivate direzionali? Vi ricordate che siccome siamo in R2 ci sono due direzioni particolari, cioè la direzione E con 1 e la direzione E con 2, cioè due derivate parziali. Qua al posto di A e B, se io voglio aggiustare le cose, ci devo mettere proprio le derivate parziali. Quindi in qualche modo si conserva l'analogia. Poi lo vedremo, lo faremo in generale in RL. Si conserva l'analogia con una variabile, cioè cosa si deve mettere qua? L'equazione del piano tangente sarà proprio il valore della funzione del punto più il valore della prima derivata parziale per lo spostamento lungo la prima variabile. Scusate, sì. Più il valore della seconda derivata parziale per lo spostamento della seconda variabile. Se ce ne sono n sarà più terza derivata parziale, cioè praticamente sarà il vettore della derivata dei parziali scalare il vettore spostamento, prodotto scalare. Quindi qua si metterà f meno questa equazione del piano tangente, diciamo il valore della funzione che mi dà il piano tangente, fratto lo spostamento come distanza. E questo limite, ecco, proprio qua è il problema. Questo limite va a 0 per questa funzione, sì. Per quello che abbiamo visto prima, nell'esempio lungamente sviluppato prima, no, quella non è manco continua. Quindi, il problema è proprio questo. Non è cosa bisogna mettere lì. Cosa bisogna mettere lì lo vediamo subito. È l'analogo della derivata, diciamo, ci saranno le derivate parziali, ci sarà un pezzo che si scrive in maniera analoga. Il problema è se questo limite fa 0. Perché questa è la cosa importante. Non se ci sono derivate parziali, se questo limite fa 0. Se questo limite fa 0 c'è il piano tangente. Allora io non posso prendere, diciamo, una funzione semplicemente che ha le derivate parziali, perché altrimenti
quella che abbiamo visto prima aveva addirittura tutte le derivate direzionali e manca andava bene, manca era continua. Se non era neanche continua, sto limite non faceva zero neanche un po'. È chiaro? Quindi io devo partire come definizione da questo limite fa zero. Allora, se questo limite fa zero, la funzione si chiamerà differenziabile nel punto di sconsegno. E questo è il vero analogo della derivabilità in più variabili. E l'esistenza della, diciamo, il fatto che la funzione sia differenziabile nel punto di sconsegno mi dirà che automaticamente ci sono tutte le derivate parziali, tutte le derivate direzionali e fanno quello che devono fare. Ok? Il viceversa non sarà vero, abbiamo appena visto, c'è una funzione che possiede tutte le derivate direzionali ma non è continua e se non è continua non è neanche differenziabile. Ora, questo qua capisco che possa sembrare un po' appeso, però adesso non possiamo farlo di continua perché una pausa ci vuole, però vi farò vedere che una volta che abbiamo preparato il terreno, è come quando il contadino prepara il terreno, mo dopo la pausa facciamo la semina fatta per bene, cioè facciamo vedere che se la diamo la definizione di differenziabilità, facciamo vedere che se la funzione è differenziabile è anche continua, se la funzione è differenziabile c'è anche le derivate direzionali, se la funzione è differenziabile è anche le derivate parziali e fanno quello che devono fare, e viceversa non è in generale. È chiaro? Quindi va tenuto presente come concetto generale l'analogo della derivabilità per la funzione di una variabile non è l'esistenza delle derivate parziali che non mi assicurano neanche la continuità, ma la differenziabilità per una funzione più variabile. Awesome.